MTNBC è l'acronimo inglese di Metastatic Triple Negative Breast Cancer, la forma più aggressiva di carcinoma mammario metastatico, quello triplo negativo, una patologia di cui si è parlato poco fino ad oggi perché mancavano valide opportunità terapeutiche. Ma ora si aprono scenari importanti in termini di terapia ed impegno da parte di clinici, istituzioni e associazioni di pazienti. È stata infatti presentata a Milano la prima campagna di sensibilizzazione promossa da IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, realizzata con un supporto di Gilead, dedicata al carcinoma mammario metastatico triplo negativo, che coinvolgerà tutte le associazioni di pazienti operanti in oncologia. La campagna apparirà sui profili social di IOM, che organizzerà una serie di webinar rivolti alle associazioni di pazienti. Professoressa, quante donne colpisce questa patologia? Il tumore triplo negativo costituisce circa il 15% di tutti i tumori della mammella ed è un sottotipo in genere biologicamente più aggressivo, caratterizzato da cellule che si replicano molto velocemente e caratterizzato anche dalla mancanza di bersagli terapeutici specifici che invece sono utili negli altri sottotipi di tumore della mammella, vale a dire il tumore triplo negativo si chiama così in quanto mancano i recettori per l'estrogeno per il progesterone, che sono il bersaglio delle terapie anti-ormonali, e manca il recettore HER2, che è il bersaglio delle terapie anti-HER2. Per questo motivo il tumore triplo negativo fino ad oggi è stato un tumore più difficile da trattare, sia perché è biologicamente più aggressivo, sia perché le opzioni terapeutiche a nostra disposizione erano minori rispetto agli altri sottotipi tumorali. Ogni anno ci sono circa 12.000 nuovi casi di tumore della mammella metastatico e di questi circa il 15-20% sono tumori triplo negativi. Professoressa, quali sono i nuovi scenari terapeutici? Il nuovo farmaco che abbiamo oggi a disposizione è per il trattamento del tumore della mammella triplo negativo metastatico, è rappresentato dal sacituzumab govitecan, che è un anticorpo coniugato, quindi un anticorpo al quale sono state legate delle molecole di un potente chemioterapico, e quindi questo anticorpo si lega sulla superficie delle cellule tumorali, ma poi è in grado di portare all'interno della cellula tumorale il chemioterapico, e quindi questo determina un notevole incremento dell'efficacia ed una riduzione della tossicità. Questo è il motivo per il quale i risultati terapeutici che noi abbiamo ottenuto con questo farmaco sono sicuramente migliori, superiori rispetto a quanto abbiamo ottenuto nel passato con altri farmaci utilizzati nel trattamento di questa patologia. In questo momento il farmaco è utilizzabile nella malattia metastatica come registrazione, però sono in corso degli studi per valutarne la possibile efficacia anche nella malattia in fase precoce, quindi con l'obiettivo di ridurre la percentuale di donne che dopo l'intervento va incontro allo sviluppo di metastasi. Per il tumore al seno triplo negativo il panorama terapeutico sta quindi finalmente cambiando. Professore, qual è il meccanismo di azione delle nuove armi terapeutiche? Ci riferiamo ai cosiddetti anticorpi farmacoconiugati, che nel caso del tumore triplo negativo sono recentemente stati approvati per l'impiego clinico nella fase metastatica di malattia dalla seconda linea in poi. Che cosa sono? Sono una fusione tra una molecola biologica, un anticorpo monoclonale appunto, ed un potente chemioterapico che viene legato all'anticorpo e quindi temporaneamente reso inattivo. Si tratta di chemioterapici normalmente tanto potenti da non poter essere iniettati in vena liberi come la classica chemioterapia, perché sarebbe troppo tossici per i pazienti. Con il legame all'anticorpo ne deriva invece una molecola mista che può essere iniettata perché ben tollerata e che raggiunge direttamente le cellule tumorali. Infatti lo scopo dell'anticorpo è di andare a colpire la superficie della cellula tumorale in corrispondenza di uno specifico recettore, entrare all'interno della cellula, quindi utilizzare questo recettore come porta d'ingresso nella cellula tumorale, e una volta all'interno della cellula liberare in forma attiva il chemioterapico, che quindi potrà distruggere la cellula avendo degli effetti collaterali per la persona moderati, perché solo una piccola quantità andrà poi in circolo nel sangue. Sulla base dei primi risultati, gli oncologi confidano di poter dare in futuro alle pazienti colpite da tumore al seno metastatico triplo negativo non solo più tempo, ma anche quindi maggiore qualità di vita. Sì, non solo la chemioterapia aveva una tossicità relativamente elevata, ma aveva anche un'efficacia modesta nel caso del tumore triplo negativo.
per una resistenza intrinseca di questo tumore ai chemioterapici. Questi nuovi anticorpi invece farmacoconiugati sono in grado di elevare l'indice terapeutico, così si dice in termini tecnici, nel senso che hanno un'elevata efficacia ed una buona tollerabilità. Da uno studio randomizzato, che è quello che produce il massimo dell'evidenza scientifica, in cui il sacituzumab govitecan, che è il farmaco di cui stiamo parlando, è stato confrontato con la chemioterapia nei tumori metastatici triplo negativi, è emerso che non solo il sacituzumab govitecan è molto più efficace, ma è anche discretamente ben tollerato, perché la qualità di vita delle pazienti che hanno ricevuto il farmaco è stata tendenzialmente migliore rispetto a quella delle pazienti che avevano ricevuto la chemioterapia. Quindi ci troviamo effettivamente di fronte a un cambio di paradigma in cui legare il chemioterapico a un anticorpo monoclonale sembra produrre risultati terapeutici nettamente vantaggiosi, sia sul controllo della malattia, sia sul prolungamento della sopravvivenza, sia sul mantenimento della qualità di vita della paziente coinvolta. Fino a qualche decennio fa, avere metastasi del tumore della mammella corrispondeva ad una prognosi infausta in tutti i tumori del sottotipi del tumore della mammella. Per fortuna, con i tumori endocrinosensibili e con quelli R2 positivi, le cose sono cambiate rapidamente già negli scorsi decenni. Rimaneva il tallone d'Achille del tumore triplo negativo, per il quale fino a poco tempo fa avevamo solo a disposizione la chemioterapia, ed essendo un sottotipo tumorale anche particolarmente aggressivo da un punto di vista biologico, l'aspettativa di vita dei tumori triplo negativi metastatici era veramente scadente. Parlavamo di un anno di vita, un anno e mezzo di vita ma come mediana di sopravvivenza. Adesso, con l'avvento delle nuove terapie che includono l'immunoterapia, gli inibitori di PARP e soprattutto gli anticorpi farmacoconiugati, l'aspettativa di vita si va allungando. Sicuramente siamo di fronte a una concreta possibilità di cronicizzare questa malattia per qualche anno, e aprendo pertanto la possibilità alla paziente affetta da questo tumore aggressivo, la possibilità di accedere alle novità terapeutiche che arriveranno di qui a breve, perché il panorama della ricerca è oramai affollatissimo di potenziali novità che arriveranno nei prossimi anni. Quindi guadagnare tempo significa guadagnare chance di avere accesso ad ulteriori novità terapeutiche, al di là dell'impatto diretto di questi nuovi farmaci già ora sulle persone che li ricevono. Ricerca, aggiornamento della classe medica, informazione, attivazione delle associazioni di pazienti, questa è la formula vincente per generare un sistema virtuoso a favore di tutte le donne che stanno affrontando il tumore al seno metastatico triplo negativo. Questi nuovi farmaci consentono una speranza che francamente anni e anni fa non c'era. E quindi abbiamo pensato che l'unico modo per accelerare il processo e per essere sempre più vicini alle pazienti, quello che c'era bisogno di conoscere era un po' il loro vissuto, il loro sentimento, come si dice, rispetto a questa patologia. E purtroppo questo tumore di cui abbiamo parlato oggi è un tumore molto aggressivo, e va a colpire donne anche giovani, cioè magari giovani ancora fertili, che non hanno ancora avuto la possibilità di avere una famiglia e quindi di procreare, eccetera. Quindi questi bisogni, voglio dire, stanno salendo, stanno emergendo, e il ruolo dell'associazione è quello di accompagnare dal bisogno, come diciamo noi, alla soluzione. E la soluzione, oltre al farmaco, noi siamo reduci da una grande campagna che abbiamo fatto, si chiama Una voce per tutte, e quindi su questo abbiamo creato un manifesto con 5 punti, che di fatto si va da un accesso accelerato alle cure a, per esempio, una eliminazione o comunque una forte riduzione delle liste d'attesa, per esempio l'accesso ai trial clinici. Ecco, tutto questo fa sì che si passi da, purtroppo come era 10 anni fa, una situazione d'ombra ad una situazione di capacità di esprimere i propri bisogni e vederli nei limiti del possibile soddisfatti. E quindi il ruolo dell'associazione è un percorso continuo di ascolto e di accompagnamento.
essere parte di questo sistema virtuoso di ricerca, aggiornamento, informazione insito nella missione di Gilead Sciences Italia, che dopo l'ingresso nell'area dell'oncoematologia si concentra nel contrastare i tumori solidi partendo proprio dal tumore al seno metastatico triplo negativo. Gilead si sta impegnando nell'ambito dell'oncologia. Direi con la stessa filosofia che ci ha guidato nell'impegnarci nell'ambito delle malattie infettive e in particolare delle malattie virali, vale a dire noi siamo guidati dalla ricerca e la ricerca intesa in un impegno che ci porti a produrre e ad offrire delle terapie realmente trasformative. E trasformative significa malattie che riescano veramente a cambiare il paradigma di cura di una patologia e nell'ambito dell'oncologia questa prima terapia che stiamo portando nel tumore triplo metastatico della mammella ne è un po' diciamo l'esempio, quindi una terapia che consente alle donne che hanno questa malattia metastatica, quindi in fase avanzata, di avere una sopravvivenza più lunga, sensibilmente più lunga di quanto non abbiano avuto finora con le terapie disponibili. Quindi l'impegno per noi è quello di poter portare, sempre nell'ambito dei tumori solidi, delle soluzioni terapeutiche innovative e trasformative, diciamo almeno 10 entro il 2030. Quindi ci siamo impegnati in questi anni nell'ampliare anche la pipeline, quindi la riserva di molecole che vengono studiate e testate nell'ambito oncologico. Siamo riusciti addirittura a triplicarla e ovviamente abbiamo anche sensibilmente aumentato il numero degli studi clinici che ci consentirà appunto di portare terapie in quest'ambito, in queste indicazioni. È un qualcosa che comunque abbiamo già iniziato a fare, seppure in un settore diverso che è quello dell'oncoematologia, dove negli ultimi anni con le terapie cellulari siamo stati in grado di diciamo essere un po' gli antesignani e di portare delle soluzioni terapeutiche in questo caso, quindi possibilità di cura vera e propria per alcuni tumori del sangue. E da quest'anno nell'ambito invece dell'oncologia solida vogliamo effettivamente percorrere la stessa strada. Thank you.